Matteo Gentili e la clamorosa gaffe in diretta TV, Barbara D'Urso imbarazzata. Matteo Gentili, il concorrente del Grande Fratello, ha fatto una clamorosa gaffe a Pomeriggio 5. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla 15ª edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Le ultime novità svelano che Matteo Gentili ha pronunciato una bollente gaffe a Pomeriggio 5, che ha suscitato l'imbarazzo di Barbara D'Urso. Grande Fratello, Matteo Gentili fa una gaffe a Pomeriggio 5. Le novità del Grande Fratello svelano che Barbara D'Urso ha vissuto attimi di grande imbarazzo, ieri, durante l'appuntamento quotidiano di Pomeriggio 5. Infatti Matteo Gentili si è lasciato andare ad una clamorosa gaffe che è stata mandata in onda in diretta su Canale 5. Le telecamere si sono soffermate su un incontro ravvicinato tra l'ex di Paola Di Benedetto ed Alessia Prete. Come saprete i due hanno dimostrato una certa attrazione, che forse avrà il suo lieto fine solo alla conclusione del reality di Canale 5. Il calciatore ha rivelato che nutre una vera ossessione nei suoi confronti. Infine Gentili ha confessato che Angelo molte volte lo guarda dritto negli occhi, come a voler chiedergli qualcosa. Matteo Gentili, scivolone in diretta a Pomeriggio 5. Clamorosa gaffe nel corso della puntata, di ieri, di Pomeriggio 5, quando la conduttrice partenopea ha deciso di collegarsi all'improvviso con gli inquilini del Grande Fratello. Un programma che ha deciso di presentare dopo tanti anni di assenza, ma che abbiamo visto le ha dato tantissimi grattacapi, come discussioni, squalifiche e riappacificazioni. Fortunatamente gli ascolti registrati soprattutto nel terzo appuntamento sono stati molto gratificanti nei confronti della presentatrice napoletana, che dovrà accontentarsi della giornata di martedì dopo la decisione di Mediaset di fare posto a Michelle Hunziker con E vuoi scommettere?. Una settimana quasi terribile per Barbara D'Urso che si è conclusa con uno scivolone di Matteo, che si è lasciato andare ad un commento su Angelo che ha suscitato l'imbarazzo generale. Barbara credeva che Matteo avesse detto una parolaccia, invece sicuro di essere al centro dell'attenzione di Angelo ha riferito queste testuali parole, il che numano vuole il mio CEO. Infine la conduttrice per stendere un velo su questa vicenda ha esclamato, ha detto una parolaccia? E vabbè ragazzi, quelli stanno dentro la casa. Questo è il rischio quando si entra. Che devo fare? Pazienza.